Alleluia. Durante la preghiera preparatoria, il Signore ci ha parlato della ricostruzione, ricostruzione della città, della comunità, che deve costruire tutti. Costruisce Dio, ma costruiamo tutti noi. Ognuno per la sua parte. Tutti siamo chiamati a prendere le pietre. Sapete chi sono queste pietre? Ognuno di noi ha una pietra, però deve essere una pietra adatta a collocarsi nella costruzione, una pietra viva, una pietra che possiede Dio. E allora, chi sono coloro che costruiscono? Secondo il Pastore di Erma, un libro antichissimo del 130, sono gli angeli del Signore che costruiscono, e le pietre siamo noi. Però noi collaboriamo alla costruzione, mettendoci gli uni accanto agli altri. Però gli angeli segernano le pietre vive dalle pietre morte, le pietre squadrate da quelle sbuzzate, le pietre inutili da quelle utili. Le pietre inutili morte le buttano a mare. Invece le pietre squadrate le collocano una accanto all'altra, le pietre da sbuzzare. E allora le sbulciano loro perché possono essere adatte ad unirsi gli uni agli altri, cioè le une alle altre. Noi siamo le pietre della costruzione, come dice Pietro, e dobbiamo costruirci noi pietre l'una sull'altro, noi persone l'una sull'altra e accanto all'altra. Ed è lo spirito che cementa con l'amore le pietre tra di loro, in modo che unite con la malta, queste pietre possono essere così, formare una solida costruzione. Fuori metafora, o meglio fuori allegoria, perché non è una metafora, è un'allegoria. L'allegoria è una realtà, espressa in un'immagine, ma in una realtà. E allora fuori l'allegoria, che è sempre una realtà espressa per immagine, dobbiamo lasciarci costruire dal Signore, mettendoci gli uni accanto agli altri, però dobbiamo essere pietre utili per questa costruzione, perché se una pietra è sconnessa, tutta la costruzione ne soffre. Quando invece le pietre sono squadrate e possono essere allineate, allora noi possiamo formare una costruzione solida. Qual è il fondamento di questa costruzione? La pietra angolare è Cristo Gesù. Ma su questo basamento poi ci sono, come dice l'Apocalisse, le 12 fondamenta preziose. Sono gli apostoli e i profeti. Voi venite edificate sugli apostoli e i profeti. E che significa che il basamento è solidissimo ed è santissimo. Ecco perché da Cristo la santità si comunica agli apostoli, si comunica ai profeti e poi via via si comunica a tutti quelli che si edificano su di loro. Lasciamoci costruire dal Signore in Tempio Santo. Siamo la costruzione di Dio e che comporta le due dimensioni, quella verticale, perché la costruzione va in alto, e quella orizzontale. Cioè, dobbiamo allinearci gli uni agli altri nella carità, nell'amore, nell'armonia, e dobbiamo tendere sempre in alto, verso Dio. Sono le due dimensioni
della costruzione cristiana, quella verticale verso Dio, quella orizzontale verso il prossimo, dove regna l'amore. L'amore verso Dio, l'amore verso il prossimo, e in cui si consuma tutto il comandamento del Signore. Questa sera chiediamo di essere una costruzione santa, e chiediamo agli angeli di Dio che siano in mezzo a noi, perché siano loro a mettere così la calcina per cementare queste pietre le une con le altre, ma dobbiamo avere questa disponibilità all'architetto che è il costruttore, lo Spirito Santo. Signore, ti chiediamo di essere coedificati tutti insieme in una costruzione santa e che questa comunità sia costruita su solide fondamenta e che ognuno di noi sia pietra viva, sia una pietra preziosa, sia una pietra dove ci sia anche l'oro e l'argento. Nessuno di noi, Signore, sia paglia o fieno, perché con la paglia e il fieno non si può fabbricare. Sì, si possono anche fabbricare mattoni con la paglia e con la terra, però quando questi mattoni andranno incontro alle dacità del tempo oppure alle intemperie, si sgretolano e non resistono, tantomeno resistono al fuoco. Ma che noi siamo tutte pietre vive che possiamo essere edificate e possiamo formare una comunità santa. Ti chiediamo, Signore, che la nostra comunità sia una comunità di santi, una comunità di persone che si amano tra di loro, una comunità che prega, una comunità che alberghi la presenza di Dio sulla terra. Amen. Aprire una cosa buona, dice il Signore, questo tempo di abitare tranquilli nelle vostre case ben coperte, mentre la mia casa è ancora in rovina. Ora, così dice il Signore degli eserciti, riflettete bene al vostro comportamento. Avete seminato molto, ma avete raccolto poco. Avete mangiato, ma non tanto da togliervi la fame. E avete bevuto, ma non tanto da togliervi la sete. Vi siete vestiti, ma non tanto da essere riscaldati. L'operaio ha avuto il salario, ma per mettere in un sacchetto forato. E allora così dice il Signore degli eserciti, riflettete bene il vostro comportamento, salite sul monte, portate legname, ricostruite la mia casa, in essa mi compiacerò e manifesterò la mia gloria, dice il Signore. O Signore, tu ci dici di guardare alla tua casa, alla tua comunità, e ci rimproveri che ognuno fabbrica la sua casa, ognuno è intento al suo orticello e alla sua casa e cerca di adorarti nella propria casa col pericolo di adorare il vitello d'oro, come tu ci dici in un altro testo indicato poco prima. Signore, fa che nessuno di noi abbia il suo vitello d'oro dentro alla propria casa, nel proprio santuario. Fa che nessuno ponga il proprio vitello d'oro al centro della sua dimora e stia contento di adorare perché ha le sembianze del Dio. Signore, fa che usciamo dalle nostre dimore. Abbattiamo tutti gli idoli che sono dentro il nostro cuore e ci mettiamo a ricostruire la tua casa, che è casa di preghiera, non attorno a un idolo, ma attorno alla tua presenza, attorno al tuo tempio. Oh Signore, che noi prendiamo il legname che tu ci dai
il legname che cresce sulla montagna, i cedri del Libano, cedro incorruttibile. Fa che costruiamo con questo legname e con le pietre che tu ci dai, non con materiale nostro, perché la nostra costruzione che facciamo del tuo tempio sia una costruzione salda. Signore, vogliamo ricostruire il tuo santuario in mezzo a noi. Dacci la grazia di uscire dalle nostre abitazioni, di abbattere i nostri vitelli d'oro, i nostri idoli che abbiamo al centro del nostro cuore e delle nostre dimore, l'idolo del nostro io. E mettendo da parte il nostro io, ci mettiamo ben volentieri, gli uni attaccati agli altri, per edificare il tuo tempio, non più il nostro tempio, ma il tuo tempio. Lode e gloria a te, Signore. Coraggio, coraggio popolo tutto del paese, dice il Signore, e mettetevi al lavoro, perché io sono con voi, oracolo del Signore degli eserciti, secondo la parola dell'alleanza che ho stipulato con voi, da quando vi ho fatto uscire dall'Egitto. Il mio spirito sarà con voi, non temete. Grazie Signore, perché tu ci fai coraggio, tu ci dici mettetevi tutti al lavoro, tutti operai del Signore, ognuno per la sua parte, nessuno si tiri indietro, nella sicurezza che il Signore è con noi, il mio spirito è dentro di voi, io vi aiuterò, ma coraggio, mettetevi tutti al lavoro, costruite tutti, sia un cantiere questa comunità, un cantiere che ricostruisce questa comunità come comunità di Dio. Alleluia! Tu ci ricordi che tu sei il Tempio Santo di Dio e che noi dobbiamo ricostruirci in te, stringendovi a Lui pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio. Anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Signore, tu ci chiami a costruire, fondamento sei tu. E la costruzione è una costruzione spirituale. Nel Tempio Santo si offrono sacrifici e ognuno di noi deve offrire il suo sacrificio, perché nel Tempio si compiono sacrifici. Per questo l'Apostolo ai Romani dice: ognuno di voi faccio un sacrificio a Dio, offrite i vostri corpi in sacrificio gradito a Dio. Signore, fa che noi sacrifichiamo a te e diventiamo così sacerdoti, sacrificatori e costruttori del tuo tempio. Signore, fa che noi costruiamo il tuo tempio, che siamo noi, e che in questo tempio collaboriamo con te al sacrificio di lode, all'unico sacrificio che è quello tuo e che glorifica il Padre. Fa che ci sacrifichiamo con te e in te e offriamo questo olocausto e questo profumo di santità. Lode e gloria a te, Signore. Signore, tu ci metti davanti l'immagine del corpo umano come di una costruzione funzionante, poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra sono tutte insieme ma non hanno la stessa funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte.
siamo membri gli uni degli altri, abbiamo pertanto doni diversi, secondo la grazia data a ciascuno di noi, che è il dono della profezia, le eserciti secondo la misura della fede, chi ha il ministero attenda al ministero, chi l'insegnamento all'insegnamento, chi l'esortazione all'esortazione, chi dà lo faccia con semplicità, chi presiede lo faccia con diligenza, chi fa opera di misericordia le compie con gioia, però la carità non abbia finzioni. Fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene e amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiando nello stimarvi a vicenda. Signore, nel corpo vige la solidarietà e l'amore. La mano ama l'altra mano, ama l'occhio, ama il piede. Non si è mai detto che la mano odi l'occhio o odi il piede, o abbia invidia dell'occhio o del piede, o voglia fare da piede o da occhio. La mano è mano e vuole fare la mano, e gioisce quando l'occhio fa da occhio e il piede fa da piede. Signore, fa che noi siamo solidari gli uni con gli altri, fa che noi ci amiamo gli uni gli altri e ognuno stia al suo posto. Chi ha la profezia la eserciti, chi ha la presidenza la eserciti, chi ha la misericordia la eserciti, chi ha un carisma, un ministero la eserciti, perché bisogna costruire il corpo e questo corpo deve essere funzionale. Signore, noi siamo il tuo corpo, fa che noi ci stimiamo a vicenda, ci amiamo a vicenda, perché siamo membri gli uni degli altri. Lode e gloria a te, Signore. In Giovanni 14, qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, io la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Ma Signore, noi chiudiamo questa preghiera stasera con questa parola Tua. Tutto scende dall'alto. Tu hai detto qui in Giovanni, da voi non potete fare nulla. Tutta l'opera nostra viene da Te. La costruzione scende dall'alto. Signore, fa che noi costruiamo secondo il tuo disegno, ma domandiamo a te la forza di costruire e l'intelligenza per costruire bene. Per questa stasera ti preghiamo. Ci mettiamo in preghiera, Signore, e ti domandiamo che tu prenda in mano il redine della costruzione. Signore, costruisci tu la nostra comunità. Noi vogliamo costruire al tuo comando, ognuno per la tua parte. Fa che questa costruzione sia ben solida, sia cementata nella carità, nell'osservanza del tuo comandamento, che è il comandamento dell'amore, e che ognuno stia al suo posto, secondo la grazia ricevuta, e che ognuno lavori al suo posto indefessamente, guardando unicamente a te, non guardando agli altri. Lode e gloria a te, Signore. Vidi il Signore, si udì un trono altissimo, lo adorava una schiera di angeli e cantavano insieme: ecco colui che regna per sempre, ecco colui che regna per sempre, siede sul trono. Questa immagine si è davanti a noi, l'unico Signore, a cui obbedisce il cielo e la terra e davanti a cui ci prostriamo.
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fratelli e sorelle, prostrate davanti alla maestà di Dio, confessiamo la sua grandezza e dichiariamo che siamo peccatori. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Ispira nella tua paterna bontà, o Signore, i pensieri e i propositi del tuo popolo in preghiera, perché veda ciò che deve fare e abbia la forza di compiere ciò che ha veduto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Poiché i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Gesù ne è divenuto partecipe per ridurre all'impotenza, mediante la morte, colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la vita. Egli infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare un sommo sacerdote misericordioso e fedele nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Infatti, proprio per essere stato messo alla prova ed aver sofferto personalmente, è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Parola di Dio. Alleluia, 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 alleluia. Con voi. Eccomi il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te. Quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, si recò subito in casa di Simone e di Andrea, in compagnia di Giacomo e di Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli, accostatosi, la sollevò prendendola per mano. La febbre la lasciò ed essa si mise a servirle. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano afflitti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino si alzò quando ancora era buio e, uscito di casa, si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce e, trovatolo, gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove per i villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questi, infatti, sono venuto». E andò per tutta la Galilea,
predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Parola del Signore. Questo primo capitolo del Vangelo di Marco ci presenta uno spaccato di una giornata di Gesù. È giorno di sabato, le sinagoghe sono aperte perché c'è il servizio del Signore. Gesù entra di mattino nella sinagoga e lì incomincia a predicare il Vangelo del Regno, la buona novella. Si intrattiene molto, tutti lo ascoltano, parla con autorità, tutti restano incantati. Ecco la prima attività di Gesù, la evangelizzazione, la predicazione. Poi esce dalla sinagoga. Quando la sinagoga si chiude e va nella casa di Pietro. Siamo a Cafarno e Pietro gli parla della suocera che è malata. San Pietro era ammogliato, aveva una figlia, Petronilla, per cui aveva la suocera. E gli dice all'orecchio, sa, mia suocera sta male, ha la grande febbre, come si esprime San Luca, medico. E Gesù va nella casa di Pietro e trova la suocera a letto con la febbre. E allora ecco il gesto di Gesù. Si accosta al letto della malata, porge la mano, la solleva e sgrida la febbre. E la febbre obbedisce all'ingiunzione del medico divino. La malata si alza, sta bene, e comincia a servire gli ammalati che erano là vicino, ma soprattutto i familiari che sono in casa. Era la prova della guarigione avvenuta. Poi Gesù conversa un poco con tutti e sul far della sera, quando il sole si avvia al tramonto, gli portano tutti gli ammalati della città, gli indemoniati, gli epilettici, i lunatici. E c'è una grande folla davanti alla porta dove abita Gesù. E Gesù guarisce e caccia i demoni. Con i demoni si comporta in maniera dura, non permette che parlino, perché i demoni parlavano perché lo conoscevano chi era e sapevano che era il figlio di Dio. E volevano così parlando un po' intralciare la sua missione. Comunque Gesù non parla con i diavoli. O meglio, non permette ai diavoli di rivelare chi è lui. Taglia corto. E poi a tarda sera Gesù, quando tutti cominciano a dormire, esce alla catechella e va sul colle vicino, va a pregare. Passa la notte pregando. Dice San Luca, confermando quando dice Marco, che egli passava le notti nella preghiera a Dio. Era un uomo di preghiera notturna. Stanco, riposava un momento, ma poi trovava il suo riposo vero nella preghiera, nell'incontro con suo padre,
Non sappiamo come Gesù pregasse. Non sappiamo il contenuto della preghiera. Possiamo immaginarlo. Non sappiamo l'ardore con cui Gesù prega il Padre suo. Possiamo immaginarlo. Quanto amore, quanta tenerezza tra padre e figlio. Quale intimità. Il figlio si tuffa nel grembo del padre. E pregava, pregava per i suoi, pregava per la sua missione. Al mattino si accorgono che Gesù non c'è. E allora Pietro con gli altri familiari vanno alla ricerca di Gesù, dove se n'è andato. E lo trovano che pregava. E Pietro, un po' indispettito, gli dice, te ne sei andato così, tutti ti cercano, e non ti vai a trovare? E Gesù non risponde, dice andiamo, perché dobbiamo continuare la nostra missione, dobbiamo andare nei villaggi vicini a predicare. Comunque abbiamo una giornata di Gesù, al mattino insegna, poi fa i visita agli ammalati, conversa con i discepoli, poi guarisce, o guarisce così individualmente, o guarisce collettivamente, e poi prega. Per cui l'attività di Gesù è questa, predicare, guarire, liberare, pregare. Quattro ruote su cui cammina la vita di Gesù. Predicare, guarire, liberare e pregare. San Marco, riassumendo, presenta Gesù così: andò per tutta la Galilea predicando e cacciando i demoni. Ossia, delle quattro attività ne mette in risalto due: la predicazione e la liberazione. Con la predicazione egli libera dall'errore e dalla verità. Con la liberazione egli libera dal peccato, dal demonio e dà la grazia di Dio, la libertà. Questa è l'attività di Gesù. Questa attività di Gesù continua nella Chiesa. Ancora la Chiesa, attraverso i suoi ministri, predica il Vangelo, guarisce gli ammalati, caccia i diavoli e prega. E come deve trovare posto la predicazione, come deve trovare posto la preghiera, così legittimamente deve trovare posto la guarigione e la liberazione. Altrimenti possiamo chiudere il Vangelo. Questo contro quelli i quali vogliono soltanto predicazione e preghiera e vorrebbero sopprimere la guarigione o la liberazione. Dovremmo stracciare un po' il Vangelo e ridurlo a poche pagine se noi dovessimo stracciare le liberazioni e le guarigioni operate da Gesù. E daremmo un quadro non perfetto di Gesù se non lo presentassimo come un medico che guarisce, come il liberatore che libera il suo popolo dalle opere del maligno. Ma delle quattro attività questa sera io voglio puntualizzare l'ultima, che è più importante per noi, la preghiera. Gesù dedica la notte alla preghiera. Di giorno opera,
di notte prega. Non è che non pregasse di giorno, come Pio israelita almeno 3 volte al giorno pregava, con le preghiere usuali del Pio israelita al mattino, a mezzogiorno, a sera. Oppure se era uno che ci teneva troppo alla preghiera, 5 volte al giorno. Lo mettiamo almeno 3 volte al giorno come un qualunque israelita. Ma la notte era sua. Entrava in intimità con Dio. Non c'erano le preghiere del giorno, ma c'era la preghiera con la P maiuscola. Si dice di Francesco che era diventato preghiera. Così dice San Bonaventura, il suo migliore biografo, era diventato preghiera. Pregava sempre. Del resto Paolo dice, pregate, pregate incessantemente, senza mai stancarvi. E qualunque cosa fate, fatelo come preghiera. Il cristiano, soprattutto il rinnovato, deve pregare sempre. Però ha dei momenti di preghiera particolare, la preghiera personale, che dà il tono alla vita. Un particolare, un santo dei nostri francescani, San Giovanni Capistrano, e un altro santo predicatore, che passavano la giornata a predicare, esigevano del tempo per pregare. Quando facevano le missioni, e allora c'erano i sacerdoti che predicavano con lui, erano impegnati nelle confessioni e nella predicazione. Ma il santo esigeva che quanto più si predicava, tanto più bisognava pregare. Per cui mise questa regola: se tu predichi per un'ora, devi pregare per 2 ore. Se tu predichi per 2 ore, devi pregare per 4 ore. E se tu predichi per 4 ore, devi pregare per 8 ore. Cioè il doppio alla preghiera, perché la predicazione fosse efficace. Era un principio buono, perché la forza dell'azione risiede nella preghiera. Fratelli e sorelle, io richiamo me prima di tutto, poi voi, al valore della preghiera personale. È la preghiera che trasforma la vita. Noi del rinnovamento dobbiamo trovare l'alimento della nostra attività nella preghiera. Quando viene meno la preghiera, viene meno tutto. E anche quando uno dovesse lavorare dalla mattina alla sera, quella sarebbe un'efficienza, sarebbe uno che lavora, una vita efficiente, ma non un'opera del Signore. Si lavora con la preghiera alle spalle e si lavora anche pregando. Ma a prescindere dalla preghiera che si fa durante l'azione, bisogna che noi ci dedichiamo totalmente all'orazione nei momenti necessari. Gesù impiegava tutta la nottata, o almeno molte ore della notte, a pregare. E se Gesù sentiva il bisogno di pregare, anche noi dobbiamo sentire il bisogno di pregare, soprattutto noi che siamo messi in attività. Il cristiano carismatico è un uomo di preghiera. La preghiera comunitaria riesce meglio quando ha alle spalle la preghiera personale.
perché se non abbiamo una forte preghiera personale, la preghiera comunitaria è scialba, perché nella preghiera comunitaria tanti restano muti, perché sentono un po' di gioia momentanea, ma poi finita la preghiera si rimane come eravamo prima, perché manca la preghiera personale. La preghiera personale è necessaria come il pane e l'acqua. Senza preghiera personale, l'attività nostra, anche la stessa preghiera comunitaria, non ha forza, non ha incidenza. E allora impariamo da Gesù, non tanto a predicare, o se vogliamo predicare, predichiamo con la vita, non tanto a liberare gli ossessi, non tanto a guarire gli ammalati, quanto a pregare. E se non tutti possiamo guarire, se non tutti possiamo liberare, se non tutti possiamo evangelizzare, tutti possiamo pregare. E allora ecco il messaggio che ci viene da questo Evangelo: preghiamo, preghiamo, preghiamo. L'azione che vorrei fare a quelle del servizio, fanno un bel servizio perché sorvegliano, non so se poi pregano in privato. Ora dovrebbe esserci un certo avvicendamento, in modo che quando si incomincia la preghiera, due restino là e gli altri si mettono in prima fila, qua davanti a tutti, in prima fila, e non muoversi, ma partecipare alla preghiera, perché anch'essi hanno il diritto a partecipare alla preghiera. Succede questo, che quelli del servizio sono tutti là e non c'è partecipazione alla preghiera. E allora all'inizio tutti l'attività, poi a turno ne restino due e gli altri non là, ma qua davanti, in modo che siamo sicuri che anche loro possono partecipare nella preghiera e possono alzarsi, cantare, aprire le braccia, intervenire nella preghiera, perché anche se sono fratelli, in mezzo ai fratelli, e debbono tutti i fratelli, un cuor solo, un'anima sola, elevare la preghiera comune al Signore. Nella fiducia filiale che lo Spirito di Cristo suscita nei nostri cuori, innalziamo la comune preghiera a Dio Padre Onnipotente. Diciamo: ascolto Padre la nostra preghiera. O Padre, fonte di ogni dono, ti abbiamo manifestato con umile confidenza le nostre intenzioni. Nella tua immensa bontà esaudisci la nostra preghiera, per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Riceva dalle tue mani questo sacrificio, per il nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa,
Accogli, Signore, l'offerta che ti presentiamo. Esaudisci la nostra fiduciosa preghiera e santifichi tutta la nostra vita per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo grandissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce, morendo distrusso alla morte, proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Proclamiamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nella stessa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendela perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo, il nostro Vescovo Salvatore, tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, a metterli a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Alleluia, amen. Alleluia. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di amore fraterno. Beati gli invitati
alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Non di partecipare alla famenza, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Ti offriamo la nostra vita e ti preghiamo per quelli che materialmente offrono la vita nelle trincee del cristianesimo che avanza. Ti preghiamo per tutti i missionari in pericolo, per tutti quelli che sfidando il nemico che ostacola il cristianesimo si espongono in questo momento alla cattura e alla morte. Proprio ci è giunta notizia di che nello Zaire hanno catturato un francescano, un padre zelante, intrepido, e tu come lui tanti altri sono esposti, religiosi, religiose, frati, sacerdoti, vescovi, sono in prima linea in combattimento. Noi siamo nelle retrovie, noi bivacchiamo qua comodi, mentre i nostri fratelli muoiono sulla trincea. O Signore, nel giorno del giudizio tu ci giudicherai. Signore, vogliamo essere solidali con questi nostri fratelli che sono in trincea. Vogliamo seguirli con l'affetto, con la preghiera. Vogliamo essere con loro. E fa che la nostra vita non sia spensierata mentre essi combattono e muoiono. Signore, ti preghiamo per tutti i nostri missionari, per tutti quelli che sono in pericoli dell'anima, del corpo, per tutti i nostri fratelli che nei campi di battaglia sono catturati e gemono in catena nelle carcere, oppure subiscono la morte. Battuto fino al sangue, dice il Signore. Ma se venisse una persecuzione cruenta, quanti di voi resterebbero fedeli? Rafforzate la vostra fede, perseverate nella preghiera e cambiate vita. Già la fede però è impossibile essergli graditi, che infatti si accosta a Dio, deve credere che Egli esiste e che Egli ricompensa coloro che lo cercano. Signore, vogliamo dimostrare una fede pratica che cambi la nostra vita, che dia un contenuto solido alla nostra vita di ogni giorno. Signore, ti chiediamo di credere e di essere cristiani autentici. Ti chiediamo per il rinnovamento, un rinnovamento di fede, di amore. Mentre noi chiacchieriamo, i nostri fratelli muoiono. E nel giorno del giudizio, il Signore ci dirà: i vostri fratelli morivano e voi altercavate tra di voi per cose inutili e futili. Signore, vogliamo perseverare in preghiera. Aumenta la nostra fede. Allora, Dio onnipotente, che ci hai nutriti alla tua mensa, donaci di esprimere in un fedele servizio la forza rinnovatrice
di questi santi misteri. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andiamo in pace. Grazie a Dio.